Nella pancia di una futura mamma, un bimbo di 18 settimane misura appena 5 cm dalla testa al fondoschiena, praticamente quanto una prugna. Quindi non è ancora pronto per venire al mondo. Se la mamma è costretta a partorire, il pericolo è in agguato. Nel marzo 2015, Matt e Charity hanno scoperto di aspettare un altro figlio. Non vedevano l'ora di comunicare la bella notizia ai figli maggiori, Ryan, di 8 anni, e Kaylee, di 5. Per sorprenderli, hanno riempito una busta con dei calzini per neonati, un paio di tutine e una foto incorniciata che ritraeva l'ultima ecografia della futura mamma. Quando hanno chiesto ai bambini di indovinare cosa fossero tutti quegli oggetti, Ryan non ha perso neanche un secondo prima di rispondere «Sono cose per neonati». Un secondo più tardi ha chiesto alla mamma se fosse incinta di nuovo e ha lanciato uno sguardo emozionato alla sua pancia ancora piatta. Kaylee ha collegato le informazioni e ha cominciato a saltellare entusiasta, dimostrando ai genitori che entrambi i bambini erano pronti ad accogliere un fratellino o una sorellina. In diversi momenti della gravidanza, Charity e Matt hanno sognato vividamente un bimbo che avrebbe portato una ventata di novità nella loro famiglia. Erano sicuri che l'ecografia avrebbe presagito l'arrivo di un figlio. È difficile aspettare 9 mesi prima di poter stringere tra le braccia il frutto del proprio amore, ma quelle tempistiche sono necessarie per favorire il corretto sviluppo di un bambino. Il figlio di Matt e Charity, però, ha scelto di venire al mondo molto prima del previsto. Quella notte, la futura mamma si è svegliata di colpo per una fitta lancinante all'altezza dello stomaco. Aveva già avuto 2 figli e ha impiegato pochi secondi a riconoscere quel dolore come una contrazione da travaglio. Era una notizia terribile perché a 18 settimane suo figlio non era affatto pronto per nascere. Accanto a lei Matt dormiva profondamente. Charity lo ha svegliato e con voce tremante gli ha spiegato che il bambino aveva deciso di nascere proprio in quel momento. Matt è saltato in piedi, ha cercato di tranquillizzare la moglie ed è corso nella stanza dei bambini. Ryan e Kaylee erano confusi, ma hanno capito subito l'urgenza della situazione e hanno obbedito al papà. La famiglia è salita in macchina e Matt ha guidato a tutta velocità verso l'ospedale, voltandosi di tanto in tanto a guardare la moglie sul sedile passeggero. Charity stava soffrendo terribilmente per le contrazioni e il senso di nausea, ma tutto quello a cui riusciva a pensare erano gli eventi che avevano portato a quel risultato drammatico. Un mese prima, infatti, la donna si era svegliata nel cuore della notte a causa di un copioso sanguinamento. Col passare dei giorni, la situazione era peggiorata e Charity aveva pensato subito ad un aborto spontaneo. In ospedale, invece, aveva scoperto che il suo bambino stava bene, ma che aveva sviluppato una condizione conosciuta come placenta previa, in cui la placenta che circonda il nascituro aderisce alle pareti uterine nella posizione sbagliata e copre la cervice. A volte questo difetto si corregge da solo, ma nei casi più gravi la donna è costretta ad affrontare un parto cesareo d'emergenza, specialmente se la gravidanza ha superato la 24esima settimana. In quel caso, il nascituro ha buone speranze di salvarsi. A quel traguardo, però, mancavano ancora 6 settimane. Charity aveva continuato a sanguinare, ma i dottori non erano riusciti a capire perché. Le ecografie, infatti, mostravano un bimbo con bocca, naso e orecchie perfettamente sviluppati. Durante una delle visite, però, un dottore aveva suggerito alla coppia di interrompere la gravidanza, perché quei sanguinamenti inspiegabili avrebbero potuto mettere a rischio la vita di Charity. Loro, però, non ne avevano voluto sentir parlare. Il bambino stava bene e meritava di venire al mondo. I dottori non avevano escluso la possibilità che la gravidanza filasse liscia fino al termine, quindi non si sarebbero fasciati la testa prima di rompersela. Quella sera, però, sembrava che il momento delle valutazioni scomode fosse arrivato ad esigere il conto. Charity non riusciva nemmeno a scendere dalla macchina per il dolore, quindi Matt l'ha portata in braccio fino all'ingresso, dove i medici e gli infermieri si sono affrettati a sistemarla su una barella. L'ecografia ha rivelato che il bambino si trovava già a metà strada del canale del parto, pronto ad uscire. Charity non riusciva a pensare a niente. Era immobilizzata dalla paura e voleva solo che tutto quel dolore finisse. All'improvviso è stata riportata bruscamente alla realtà da un'infermiera, che le ha stretto una spalla e le ha ordinato di spingere. Ma come poteva spingere fuori un figlio di appena 4 mesi? La probabilità che nascesse vivo era prossima allo zero. Un frugoletto così piccolo non avrebbe mai potuto sopportare lo stress del parto.
Non volevo spingere perché volevo che continuasse a crescere in sicurezza dentro di me, ha raccontato in seguito. La natura, però, ha fatto il suo corso e nel giro di pochi minuti il suo bambino minuscolo è venuto alla luce, ancora avvolto nel sacco amniotico. In questi casi si parla di bambini nati con la camicia, ma il piccolo sembrava tutt'altro che fortunato. Quando i dottori lo hanno sollevato, non si è mosso e non ha pianto. L'ecografia non aveva rilevato battito, quindi hanno dovuto concludere che fosse deceduto. Un'infermiera ha bucato il sacco amniotico e ha chiesto ai genitori se volessero tenere in braccio il figlioletto per qualche secondo. Charity e Matt erano devastati, ma non hanno avuto il coraggio di rifiutare quell'occasione speciale. Sebbene fosse estremamente prematuro, per loro era comunque il neonato più bello del mondo. Il suo corpicino quasi trasparente era cosparso di vene rosse e la sua pelle umida e delicata aderiva alle coperte, quindi le infermiere lo hanno dovuto avvolgere in una pellicola di plastica per evitare lesioni cutanee. Charity e Matt hanno continuato a stringere il piccolo fino a quando non hanno notato qualcosa di incredibile. Per un istante il petto del neonato si è alzato e abbassato. Possibile che il suo cuore avesse ripreso a battere? Desolate, le infermiere hanno spiegato che purtroppo si trattava soltanto degli ultimi spasmi generati dagli impulsi elettrici del corpo. Matt e Charity hanno capito che il piccolo sarebbe venuto a mancare da un momento all'altro. Sembrava che stesse ancora lottando, come se avesse ancora qualcosa da fare prima di arrendersi. I suoi genitori hanno pensato che stesse resistendo per conoscere i fratelli con cui non avrebbe mai giocato e hanno deciso di far entrare i loro figli nella stanza. Quando Ryan e Kaylee hanno visto il piccolo Jackson, hanno faticato a trattenere le lacrime. Non volevano che il bimbo fosse circondato da dolore e tristezza durante il suo viaggio per l'aldilà. Per i 30 minuti successivi, la famiglia ha coccolato il neonato. È stata un'esperienza incredibile che abbiamo avuto l'occasione di vivere insieme come nucleo familiare. La ricorderemo per sempre, ha dichiarato Charity. Alla fine Jackson si è arreso e il suo cuoricino ha smesso di battere. Qualche giorno dopo è stato sepolto con un completino bianco realizzato per lui dalla sua mamma. La famiglia, di fede cattolica, è sicura che un giorno tornerà a riunirsi con il piccolo in un mondo migliore. Charity non dimenticherà mai i segnali di vita che ha visto nel corpo di suo figlio durante quella mezz'ora e spera che la sua storia possa donare pace a tutte le famiglie che affrontano delle esperienze simili. Anche i neonati minuscoli come il mio Jackson respirano e meritano il nostro amore e il nostro rispetto. Sono delle persone in tutti i sensi e come tali vanno celebrate. La famiglia parla spesso del piccolo Jackson e i suoi genitori hanno finalmente compreso il significato di quei sogni che avevano fatto all'inizio della gravidanza. Jackson era stato concepito per ricordare ad entrambi il valore della vita, che troppo spesso diamo per scontato. Voi che morale avete tratto da questa vicenda? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.